E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo finalmente nella beta di Battle for Azeroth. Sembra impossibile, ma è così. Tutto questo è stato possibile solo grazie a un mio iscritto che è stato così gentile da farmi giocare alla beta tramite il suo account. Lui sicuramente è stato molto più fortunato di me, quindi ringrazio Byron che mi ha mandato un messaggio appunto su Telegram dicendomi che poteva prestarmi, facendomi questo grandissimo favore, quindi lo ringrazio veramente tantissimo perché se non fosse per lui noi non saremmo qua a giocare alla beta. Detto questo, io non ho giocato praticamente per niente alla beta, se non ieri sera, così mi sono messo un po' a giochicchiare così tipo la parte iniziale, ma giusto una mezz'oretta. Perché ero proprio smanioso. Mi sono creato un war a caso. Ho fatto solo i primi mob così, però da tank, per curiosità, per vedere se magari cambiava qualcosa o prendeva aggro, che cazzo non so, vedere insomma come funzionava il war. Per vedere un war tank in azione bene bisogna che lo porti in raid, in instance, e non sono riuscito a farla. Comunque, direi di andarci a creare subito un personaggio. Abbiamo la solita lista classica e abbiamo le razze alleate. Ci sono le quattro razze alleate classiche, cioè che ci sono anche in Legion. In più ci sono i nani, il ferro scuro e l'orco di Magar. Ah, c'ho Warcraft in italiano, me l'ha messo in italiano, vabbè, non me ne importa. Io direi di farci un meraviglioso War Fury e orco di Magar, perché guardate quanto cazzo è violento sto tizio. Addirittura adesso si possono cambiare anche le posture, quindi io quella standard, combo così. Oppure un atteggiamento molto più fiero, direi che l'atteggiamento molto più fiero sarà la nostra scelta. E ecco qua, ci hanno già le skin e tutto il resto, ci hanno la possibilità di cambiare fazione il nostro personaggio, metti che, non lo so, ci rompiamo le palle e vogliamo provarlo Ally. E entriamo. Allora, appena entrati ci sparano subito la quest di Zandalar, che è il territorio caratteristico dell'Horde, ovviamente. Mettiamo la quest. Vabbè, metto subito i talenti al volo, ma proprio al volo, però voglio farlo Fury. Andiamo a equipaggiare subito le nostre due mazze violentissime. Oddio, le skin fanno un po' cacare, però vabbè. Allora, ragazzi, do una sistemata al volo alle spell e ai vari talenti e ci vediamo tra poco. Ok, ho dato un attimo una sistematina, adesso ci prendiamo una mount a cazzo giusto per... Come vedete qua c'è anche il bug reporter, la Blizzard magari ha messo a disposizione questo dust per chi vuole segnalare appunto un problema di qualsiasi tipo. Allora, andiamo a parlare con il boss. C'è subito una bella mazza. E che cazzo è, fa pure meno danni. Allora, adesso c'è da parlare con l'istruttrice di Sneak. Adesso c'è il trasferimento da Orgrimmar fino a Undercity. Ok, siamo già arrivati. Qui praticamente c'è l'alleanza che sta attaccando Undercity. Ragazzi, non vi faccio vedere proprio tutto tutto, perché comunque i dialoghi sono lunghi. Poi, vabbè, comunque questa è una visione generale, non voglio starvi a proprio far vedere tutto tutto quanto. Qui comunque fondamentalmente, come ha detto il nostro caro Fauci cazzo lì, dobbiamo portare in salvo tutta la gente. Io non faccio una sega di danno, non so se è normale. Beh no, è questo coso che c'ha un sacco di vita, aspetta. Ma come potete vedere la vita proprio è ma che dimezzata, è proprio pochissimo, pochissimo. Siamo tornati tipo ai tempi di Burning Crusade, perché io ho 22.400 HP e un mob forte, cioè 113k. Direi di sparare un meraviglioso Blitzstorm qui. Ah, se mi vedete un po' spastico è perché non sono i miei bind questi. Quindi sono tremendamente spastico. Finisco al volo questa quest che è molto semplice, non è niente di particolare. Ok, l'abbiamo fatta. Dobbiamo seguire Fauci Sac. Come si chiama? Fauci Saure. Ambientazione, eccetera. È veramente, veramente figa. Cioè, mi piace. Io adesso magari sto registrando, quindi ci parlo sopra. Anche gli audio l'audio non lo sento proprio meravigliosamente perché c'è la mia voce sotto. Però, veramente, veramente bello. Cioè, ti fanno entrare proprio nell'ottica guerra. Specialmente dopo è veramente una ficata. Niente, praticamente ragazzi, qui il tutto si evolve sempre con evacua qua, ammazza lì, distruggi loro, spacca il culo a quell'altro, perché fondamentalmente appunto è una guerra, quindi dovete cacciare l'Ally dal territorio dell'Horde, ovviamente. Ok, la missione è finita, adesso dobbiamo dirigerci praticamente a Orgrimmar perché abbiamo portato in salvo tutti i vari stronzetti undead. Guardate questo. No, cazzo, troppo veloce. Vabbè, comunque la schermata di caricamento è veramente bella. Allora, adesso siamo nel cortile di Undercity, praticamente. Thank you.
Come vedete, lo scenario fuori Undercity è questo, e l'Ally apparentemente, cioè, è infinita, cioè c'è un esercito veramente senza fine. Infatti ieri quando l'ho fatto la prima volta dico, cioè, ho spalancato gli occhi, ho detto, ah ok, cioè sono veramente tantissimi. Però chi vincerà? Chissà. Adesso arriva praticamente una macchina da guerra gigantesca che va ad Azerite. Azerite è quel minerale molto particolare che deriva dalla spada di Sergeras. Eccola, questo mostro qua. È arrivato adesso e ha falciato tutta la prima linea dell'alleanza. Qua già abbiamo Gran Manto Grigio e Anduin là sopra che stanno sparando alla nostra macchina. Sì, comunque è strutturata proprio come una guerra. Arrivano l'ondata, la prima linea. E noi siamo dei soldati semplicissimi che dobbiamo spaccare il culo a tutti. Danni veramente molto molto ridotti. Quando ho dato il primo attacco ho sgranato gli occhi e ho detto, cioè, veramente sono questi danni? Sapevo che comunque c'era stato un ridimensionamento, sono spastico. Comunque abbiamo ammazzato la prima ondata. Che c'era stato un porca, vabbè, che danni e vita erano più bassi, insomma. Ma io sono molto contento perché eravamo arrivati a un punto veramente scandaloso in cui il crit più piccolo era 1 milione. Cioè, ma che cazzo è? Zero per privato? Sono privati, di solito c'erano tutti questi numeri no sense. Comunque Warfury è divertente come sempre, c'è cioè proprio uno spammino di attacchi a destra e a sinistra. Finisco un attimo queste ondate che tanto più o meno sono sempre uguali e ci vediamo direttamente dopo. Come avete potuto vedere, la nostra cara Sylvanas, pur di levarsi ai coglioni l'alleanza, è disposta anche ad ammazzare i suoi. Difatti, adesso noi dobbiamo aiutare anche i nostri che stanno crepando. Dobbiamo ammazzare a forza di piaga quelli dell'Alli. Così. Un po' di perdognolo anche per te. E a morte allora, merde. Ovviamente questa cosa fa battere il ritirato dall'alleanza, giustamente, perché Sylvanas gioca sporco. Nel frattempo però ci ha teletrasportato di nuovo nel cortile di Undercity perché praticamente l'alleanza ha fatto breccia in una parte delle mura di Undercity. Ci sono ancora dei minuscoli bug, nel senso che per esempio Thanos è nato, porca puttana, Nathanos qua dovrebbe partire e parlare, ma invece ci mette 6 mesi. Ok, finalmente hanno parlato. Lascia fare a me, Dama Oscura. Guiderò io le riserve nell'assalto. L'alleanza non andrà oltre. Lo giuro. Incontrati con Lordemar. Presto. Non deludermi. Satanus. Agli ordini, mia regina. Eroi. Oh, seguiamo il nostro pollacchio. Sai, comunque questa prima parte induce tutto questo scenario che mi sa che è abbastanza lungo, ve lo divido in due parti, perché sennò rischia di venire un video troppo lungo, dopo magari la gente si stufa dopo 10 minuti e non me ne va. Ok, siamo arrivati di fronte all'alleanza. E in questo momento ovviamente l'orda ha un vantaggio numerico, ma lascia che pareggiamo i conti. Quanto pare a Leri è arrivata un attimo Ma
con gran tempismo, come dice anche lei, dando un po' di rinforzi. Io voglio un attimo prendere questa macchina lanciapiaga. E niente, come potete vedere adesso c'è un po' di delirio, classico dopo guerra. In questi scenari qui, nella prima parte di tutorial, questi sono comunissimi. Per quale cazzo di motivo sto morendo? Scusate, Elston. Vabbè, meniamo a mano, va, che è più divertente. Oh, fuck, mi ha targettato Anduin. Oh, mi sta a gonfiare, tutto merda. Ok, adesso praticamente bisogna seguire Nathanos per tornare al cortile, se non sbaglio, perché l'alleanza ci sta sfondando le chiappe da quel lato. Comunque sono veramente, veramente indeciso su che fazione prendere, perché ho visto il territorio iniziale dell'alleanza e sono veramente delle ficate. Kul'Tiras è un territorio spettacolare, non ho visto ancora Zandalar lì, però mi sa proprio che è un... Cioè Zandalar è un classico tipo territorio di troll, tipo Zulaman, capito, questi territori qua. E quindi non lo so, sono un po' titubanti, però vediamo. Adesso il nostro Gran Supremo, che cerca sempre l'onore, visto che la nostra tizia qui, Sylvanas, non ha per niente onore, perché ha usato Undead, ha risuscitato morti a caso, tipo. Allora, il nostro Gran Supremo gli girano i coglioni, giustamente, si incazza. E vabbè. Il nostro Gran Supremo è stato lasciato qui come un cretino. Mentre noi andiamo verso il gran finale, a detta di Sylvanas. Vediamo che succede. E siamo arrivati magicamente a Orgrimmar. Non mi ricordo effettivamente perché, però siamo arrivati a Orgrimmar. Parliamo con Nathanos, che ancora non ho capito come cazzo si dice. Dobbiamo andare a Sildus sicuramente, perché c'è la spada famosa di Ser Geras che deve essere inspettata in qualche modo e revisionata. Ah, Jihad l'è portato qua a... dove cazzo è? A Uldum. Madonna, in lontananza addirittura là si vede già la spada di Ser Geras. Immaginate quanto sia piccola questa spada. E eccola qua, la spada di Ser Geras in tutta la sua magnificenza, piena di ombre che il mio computer non sta caricando. Ormai questo territorio è diventato il centro del mondo con questa spada. Oh, adesso sì che si vede molto bene, con tutti i vari fasci di energia rossa, malefica, eccetera. E sotto, appunto, tutti questi principi minerali di Azzerite, grazie all'energia sprigionata, appunto, alla spada. Azzerite che sta diventando un po' la protagonista anche di questa espansione, come vedremo in seguito. Ecco qua il nostro accampamento. Andiamo con il nanetto. Ragazzi, con questo imponente sfondo io do un attimo fine alla prima parte, perché la campagna iniziale non è ancora finita. La stragrande maggioranza l'abbiamo vista, quindi lo scontro, diciamo, Undercity, eccetera, la difesa l'abbiamo vista. Però c'è ancora una seconda parte che vi farò vedere nel prossimo video, perché sennò il video diventa troppo lungo e so che vi stufate. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace, noi ci vediamo al prossimo video, rimanete connessi perché su questa beta farò tantissimi video, tantissimi. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao a tutti ragazzi.